Mota, Safon, Casone, Pasolini, il mare, il cielo, gli occhi color blu. La natura, la storia, la laguna di color verde. Tutto questo apparentemente nascosto, ma raggiungibile con due taxi bot, con alla guida Mirko e Giuliano, semplicemente da grado. Emozione colorata, emozione pura, partenza ore 10. Usciamo dal porto per portarci passando sotto il ponte girevole, lasciando alle spalle Grado, città storica dalle case colorate che negli anni non ha mai perso il suo fascino unico. Qui si estende quella che gli antichi romani chiamavano lacuna, il vuoto, e che noi chiamiamo laguna, un'ampia zona dove l'acqua salata si mischia alle acque dolci dei fiumi. La laguna di Grado presenta fondali bassi e sabbiosi. Procediamo lentamente lungo il canale con vari incroci e segnaletica precisa per indicarci la direzione. Un viaggio di spostamento piacevolissimo e dopo 50 minuti arriviamo al Casone di Pasolini, il Mota Safon, un isolotto vicino a Porto Buso, nella comprensorio Fondão de Silisa, o Laguna delle Rondini. Qui Pierpaolo Pasolini, innamorato di quei luoghi, girò gli esterni di Medea con la celebre Maria Callas. Il casone è una costruzione tipica locale che risulta semplice e funzionale ed è realizzato con pochi materiali che venivano trovati sul posto: legno, canne palustri e paglia. Ottima l'accoglienza da parte dei volontari Graisani de Palu, che qui detengono la sede, con all'interno un museo con tutta l'attrezzatura. Qui viene pescato il pesce. Ottima l'accoglienza da parte dei volontari Graisani de Palu, che qui detengono la sede, con all'interno un museo con tutta l'attrezzatura. Qui viene pescato il pesce buono che troviamo sulla tavola imbandita ed il suo profumo prima ed il suo gusto poi ci inonda accompagnato dai buoni vini freschi bianchi della zona DOC Friuli Aquileia. Luglio, il periodo ideale per ammirare i fuori d'etappo, ossia i cespugli viola del limonio, pianta che fiorisce sui tapi, ovvero gli isolotti nel dialetto locale. Sorge su un'isola al margine della laguna, a cui dà nome Laguna di Grado, ed è collegata alla terraferma da una strada che, su una striscia di sostegno artificiale, attraversa la laguna stessa. Molto sviluppato il turismo, favorito da un'adeguata attrezzatura ricettiva. Sorge su un'isola al margine della laguna a cui dà nome Laguna di Grado ed è collegata alla terraferma da una strada che, sulla striscia di sostegno artificiale, attraversa la laguna stessa. Molto sviluppato il turismo, favorito da un'adeguata attrezzatura ricettiva, sono attive la pesca lagunare e marittima e l'industria conserviera del pesce. Di origine romana, ad aquas gradatas, Grado fu il porto, gradus, cioè scalo, avanzato di Aquileia. Assunse importanza quando, dopo la distruzione di Aquileia da parte degli Unni 453, vi si riversarono gli abitanti di questa città. Allora Grado ospitò il patriarca di Aquileia che vi si fissò stabilmente con la tenuta dei Longobardi, parliamo del 568. Nel 606, dopo la morte dell'arcivescovo Severo, si ebbe accanto al patriarcato di Aquileia un vero e proprio patriarcato di Grado, con il titolo di Nova Aquileia. La lotta tra i due patriarcati, che durò secoli e costò a Grado saccheggi e distruzioni, si concluse nel 1180 con un accordo tra il patriarca di Grado, Enrico Dandolo, ormai residente abitualmente a Venezia, e quello di Aquileia. Nel 1451 Niccolò V trasferì il patriarcato a Venezia e Grado si ridusse a borgo di pescatori.
Medea è un film del 1969 scritto e diretto da Pierpaolo Pasolini. Il soggetto è basato sull'omonima tragedia di Euripide e la protagonista è Maria Callas. Il film, i cui esterni furono girati in Cappadocia, Turchia, ed Aleppo, Siria, a Pisa e a Grado, ebbe un'accoglienza positiva da parte della critica, ma non riscosse il successo commerciale sperato.
troviamo nel litorale di Sabaudia. Alle mie spalle, come vedete, ci sono le dune. È in queste dune che Pasolini è stato ispirato molte volte. È qui che Pasolini con Moravia ha creato tante cose, tante sceneggiature per tutto il lavoro che ha fatto. Insomma, si concentrava in questo mare tranquillo, sereno, in particolar modo d'inverno, che gli offriva ancora più concentrazione, okay? Un posto tanto amato da Pasolini, tanto, diciamo, di vita vissuta, ecco, qui Pasolini in queste dune forse ha dato il meglio di sé, tant'è che in una villa qui del Circeo riuscì a scrivere la sceneggiatura di Mamma Roma. Mamma Roma, l'attrice principale Anna Magnani. Ecco, ci troviamo in un luogo incantevole, di sogno, e appunto, ripeto, Pasolini qui ha dato il meglio di sé, insomma, tutto lì. Troviamo nelle dune di Sabaudia e alle mie spalle c'è la villa dove sia Moravia che Pasolini, Elsa Morante, Dacia Maraini, e qui hanno fatto, diciamo, una villa di cultura che tutta la Roma intellettuale è passata da queste parti, e qui sono nate le più grandi opere sia di Moravia che di Pasolini, forse anche stimolati da quello che è il Monte Circeo qui vicino, che addirittura si può scorgere la parte alta, sembra che sia la maga Circe distesa che stia dormendo, la parte dell'occhio, l'incavo dell'occhio, il naso, come si vede la bocca. Ecco, in questo scenario forse ha ispirato tante cose a questi due grandi artisti del secolo scorso, di cui chissà quante cose ha scritto Pasolini nel suo dialetto, diciamo, veneto-friulano. Il grande Pasolini, che è riuscito a fare anche un vocabolario delle parole venete, perché si sentiva un po' escluso dalla friulanità, tant'è vero che una volta Pordenone faceva parte della provincia, era provincia di Udine, poi si è staccato e praticamente è sorta anche di qua e di là dal Tiliemen, questa rivalità di qua da una sponda e dall'altra, che forse Pasolini l'ha sempre sofferto, perché la lingua sua forse è compressa dal veneto e dal friulano, si è trovato in mezzo, molto probabilmente per lui ha voluto essere nobile e creare proprio un vocabolario della sua lingua, e le tante poesie che ha scritto le ha scritte nella lingua di Pordenone, che si parla, come per esempio si dice a Ciasa, la Aga, invece noi friulani diciamo le Aghe, le Chiase, c'è questo scambio di vocali che cambiano la parola, ecco. Devo dire che mi sento un po' anche orgoglioso di questo fatto, perché le mie origini sono origini friulane, che come ben sapete qui nell'Agro Pontino, con la bonifica, sono venuti giù dal Friuli tanti veneti, friulani. Ecco, questo è un pezzo forse che riguarda anche la storia dei miei nonni, dei miei genitori, e adesso sono io qui a testimoniare queste cose. E domenica, domani si muore, voi mi vestis di seda di amor, voi e domenica, pai pras, qui fresco, pis, e salti in frutins, lisers, ai scarpes. Chiantant al mes pieli, chiantant mi peteni, arrit, tal me vuli, il dial peccator. Sunait, mes chiampanis, paralo in daur, sunan, ma sei guardi tu, chiantant a te pras, o guardi soreli, di muarti se stas, i guardi la ploia, di fueis, di gris, i guardi me quar, anche eri frutto, i tristis domenis, il vivi perdut. Voi a ti vestissi la seda e l'amor, voi e a domenia, domani a signor.
siamo a Terracina, siamo davanti all'ingresso di Vicolo Rappini. Vicolo Rappini è caratteristico perché è un'edilizia popolare degli anni 1780, dove alloggiavano i pescatori, i primi pescatori professionali di Terracina. È qui che Pasolini ha voluto sostare per restare qui, vivere qui per un 6 mesi, vivere insieme ai pescatori, ai marinai di Terracina, per vivere con loro le stesse emozioni della pesca e del mondo crudo e duro che forse a Pasolini piaceva tanto. Ecco, e si trovano dei racconti, Pasolini ha voluto raccontare di Terracina, di questo suo soggiorno e di come ha passato le sue giornate. Non sono mai state pubblicate, sono opere inedite, riscoperte dagli archivi non tanti anni fa, e racconta appunto di queste giornate che lui ha passato in questo vicolo. E questo vicolo lo ricorda perché è parte turistico della città, perché molti vengono a visitare questo vicolo qui, insomma. Siamo all'inizio di via Rappini, lato mare, e come vediamo questo viottolo, questa stradina per lungo, e dove si può immaginare, lì nel fondo ci sono le case dei pescatori, e qua possiamo immaginare che i pescatori allungavano le loro reti per ripararle e armavano le loro coffe, cioè 300-400 ami che poi calavano durante la notte per prendere i pesci, e si riparavano anche le lampare, perché uscivano molti pescatori con le lampare, famoso qui le alici di Terracina. Ecco, pescatori che sono venuti dal sud Italia perché ancora Terracina non aveva esperienza di pesca e furono chiamati proprio dalle parti del sud Italia per portare questo nuovo tipo di sostenimento per la città. È proprio qui che Pasolini amava passare le ore per scoprire i lati che forse non si vedevano, le gesta di questi pescatori che riparavano le reti, i loro volti consumati dal salmastro del mare e tutti quei movimenti che abitualmente non si vedevano. E a lui piaceva molto andare in profondità anche nelle piccole cose, come vivevano i pescatori, anche la sofferenza della pesca, i sacrifici. Qui era con le famiglie, pranzava con loro, quel po' che c'era di buono, che generalmente era il pesce che non si riusciva a vendere, e praticamente era ogni giorno lo stesso alimento. Ecco, però devo dire una cosa, che Pasolini ha sempre cercato, voleva scoprire appunto queste genti che erano in un mondo, se vogliamo dire, irreale, però erano vive, e lui voleva vivere anche lui quei momenti, diciamo, anche duri che portava al mare, ecco, questa vita gli procurava il mare, e lui si sentiva proprio a suo agio perché si soffermava lì a guardare attentamente i gesti, le riparazioni delle reti, ripeto, armare le lenze, ecco, e anche, diciamo, il modo di vita che si viveva in questo stradino, insomma, questo viottolo di Rappini. Tu avevi ragione, fra di incassare
i ricordi quando che tu mi hai svitto, dalla tua mano all'essendo d'amore, essendo la morte. Ridevi tu così che io sei stato sicuro, come lascia che suoni la chitarra e l'accompagni il dito. Mangia. Vuoi assaggiare? L'espressione chiave di tutta l'improduzione. Io ho scritto particolarmente Angelo, sono al di fuori di tutte le mie determinazioni, le mie spiegazioni, le mie definizioni culturalistiche. Il segno che ha dominato tutta la mia produzione è questa specie di nostalgia della vita, questo senso di disconsione che però non toglie amore per la vita, ma lo faccio. Buongiorno, sono Francesco Lioce, poeta e letterato, responsabile letterario di Radio Giano Public History, e sono contento di essere qui perché ho l'opportunità di parlare di Pierpaolo Pasolini per il centenario della sua nascita. E fra l'altro ci troviamo proprio qui a Roma, una delle città, se non la città simbolo dell'impegno di Pasolini e della sua biografia, e soprattutto su questo sfondo, cioè sull'Eur, su questo quartiere, e quindi con delle immagini di impalcature che rappresentano in qualche modo simbolicamente la modernità, l'impatto della modernità sul tessuto umano e sulla cultura dell'uomo più insensolato. Queste erano ovviamente delle quinte che attiravano Pasolini sia da un punto di vista letterario che da un punto di vista cinematografico. Come dicevo prima, insomma, Roma è sicuramente la città per eccellenza dell'impegno pasoliniano. Il centenario ha visto tantissime iniziative, soprattutto delle iniziative importanti in tutta Italia, perché sicuramente la figura di Pasolini è una figura emblematica del Novecento italiano ed europeo più in generale. E noi di Giano Public History abbiamo deciso di attribuire giusta importanza a questa personalità.